Ciao a tutti, qui sono Anta e oggi per Otus Network vi porto il primo gameplay su Xbox One. Primo, credo di sì, primo, spero di aver detto una cagata. Xbox One è quel gioco Forza Motorsport 5, 5, come se non avete capito. Oggi vi porto questo, tanto lasciate stare la partenza di me, la prima volta che guidavo una macchina del genere. Ma parleremo di questo bel giochino che è uscito poco tempo fa. Come per me sono fatto Otus Network, tutti i giochi di corsa che erano usciti in guardia, Formula 1, Grip, basta. Ho fatto qualcosa di genere, però questo mi occupo in ambito automobilistico, quindi vi porto questo bellissimo gameplay fatto bellissimo. Su Forza Motorsport 5, allora voi mi state chiedendo come sono riuscito a registrarlo. Non vi preoccupate, è una cagata registrare su Xbox One. Su Xbox One, su PS4 non credo perché ci sono delle protezioni male varie, però su Xbox One se avete PVR2, Elgato, Roxio, tutti gli stili di acquisizione che comprendono cavi HDMI, non comprate, mi raccomando, capite, HDMI, potete registrare tranquillamente su Xbox One, come ho fatto io. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Allora, questo parleremo di Forza Motorsport 5, gioco da molti criticato perché 200 macchine sono poche, 14 circuiti ancora meno, ma tutti ho criticato, tutti ho detto un gioco di merda, poche macchine, tutti gli sì. Allora, c'è un piccolo problemino che tutte queste persone qui o hanno PlayStation 4 o non capiscono niente di tutto. O fanboy, come ho già detto prima, o fanboy Sony, fanboy che vuole intasare i forum. Ok, io sono d'accordo che gli sì al lancio non ci devono essere, ma stiamo parlando di un gioco di generazione con caratteristiche che non si sono mai viste. Drive Tar, dite come l'avete visto. Stiamo parlando di un gioco che ha aggiunto tantissime cose, ha fatto un ottimo lavoro, ha aggiunto anche per la prima volta la macchina di Formula 1. Vedete come sta prendendo quelle lì di Niki Lauda del 1996. Non vi lamentate per 200 macchine perché ci sono 14 circuiti. Ma gioca la Gran Turismo allora, che ha 1200 macchine più 3000, di cui 400, 500, 600 premium. E io come forza mi diverto e, e se io mi vado a schiantare si rompe qualcosa, non come in Gran Turismo che se io vado a schiantare mi ribalza. Ma non voglio fare console war perché non è il mio ambito, io voglio fare di Forza Motorsport 5, un gioco che è davvero fantastico. Se avete un Xbox One compratemelo, però so che c'erano molti bug con Forza 5, quindi credo che dovreste averlo la maggior parte, se non quelli che hanno preso la The One Edition. Ma tipo quel bando che ho preso, che potete vedere sul mio canale, è un po' più esclusivo perché lo protagonista mi sto facendo esclusivo il Conti Ghost, anche se non volevo, ma quello lì ne ho parlato nel mio video che c'è sul mio canale, quindi se andate nel mio canale. Comunque stavo parlando di Forza Motorsport 5, che molti avranno, tant'è che è stato nelle prime classifiche, anche posizione 1 secondo Ghost, che è Ghost di merda. Comunque stavo dicendo che è giusto stare avanti anche per i vari bando che proponevano, e devo dire che merita tutto, perché Forza Motorsport 5 a mio avviso è uno dei giochi più belli di automobilismo creati, perché è molto davvero, io che sono esperto l'ho trovato facile, molto bello, cioè comandi di guida perfetti, guidabilità ottima, grafica stupenda ragazzi, 1080 pixel 60 fps si sentono, si vedono, però c'è qualche piccola imperfezione che ci può stare, considerando anche, come ho detto prima, le macchine si sono poche, però per me sono già bastano, perché ne userò 20 o 30, gli altri 270 non le userò, però io mi piace, però vorrei più circuiti, più macchine, basta. Cioè se per me, se fosse Motorsport 6, non saprei cosa potrei immaginarmi ancora da un altro Forza. Questo qui mi sembra già troppo bello, forse più macchine di Formula 1, più modalità, variazione della carriera, ma sotto il profilo tecnico e gameplay non so cosa possono ancora migliorare. Cioè dovranno inventarsi qualcosa, come Forza Horizon 2. Voglio annunciatemelo, scusate, piccolo momento che io sono di Forza Horizon 2 per Xbox One, quindi non saprei cosa vogliamo di più. Abbiamo un gioco sotto il profilo tecnico perfetto, la carriera deve essere sistemata, ma già abbiamo una variazione di eventi, aggiungere i circuiti, poi il Gran Turismo può anche andarsene via, che questo qui lo distrugge, cioè ho danni perfetti, danni fatti da Dio, la macchina con i danni, ho fatto delle prove, non era più incontrollabile,
tutto perfetto, insomma. E quindi questo è un gioco da avere senza un must. E se Forza Motorsport 6 dovesse arrivare e sistemando queste cose qui, avendo pit stop, metterò tempi, il tempo che serve, ragazzi, mettete il tempo, Gran Turismo può anche andare in pensione, perché abbiamo trovato il vero simulatore di guida su console, poi su PC è un'altra roba. Comunque, per questo primo video di Xbox One su Gran Turismo Network, ringraziatemi, non scherzando, è stato un piacere fare video per Gran Turismo, e finito direi che possiamo vederci sul mio canale, per, se volete passare per vedere anche i primi gameplay su COD, amanti di COD lo faccio, ma non tanto. Comunque per questo detto, come si fa 90 per 80, quindi direi che possiamo vederci sul mio canale, come ho detto prima, ho ripetuto due cose volte. Comunque per questo video, questo è il prossimo video, e ciao a tutti.